Lo sapete che la prima vittoria di un campionato da parte di Valentino Rossi fece scoppiare una gigantesca rissa e che molto probabilmente se non avesse vinto quel campionato forse oggi non avremmo quell'idolo che tutto il mondo ci invidia. Tutto questo non nel mondiale ma soli 15 anni nel campionato italiano. Facciamo un viaggio indietro nel tempo di quasi 30 anni per capire cosa è successo e soprattutto per scoprire cos'era la 125 Sport Production in quegli anni. Quando se ne parla di questa categoria, ai fan un po' più anzianotti vengono gli occhi lucidi. Si correva con moto derivate dalla serie in diverse categorie. C'era la 750, la 600 e dintorni, ma soprattutto la 125, la classe regina della Sport Production. Ovviamente due tempi. Quella categoria era un bacino formidabile di giovani promesse, con una quantità di iscritti ragazzi che non aveva senso, impressionante. Così tanti che la federazione è stata costretta a dividere tutti per zona di provenienza. Sostanzialmente il cinema funzionava in questo modo. L'Italia era divisa in quattro parti. La zona A, che corrispondeva al nord con le piste di riferimento di Monza e Varano. La zona B, che conteneva grosso modo il centro Italia e gareggiava tra Mugello e Misano. Il sud era la zona C, con gare a Magione, Vallelunga e Binetto. E infine la zona D, che comprendeva solo la Sicilia e si correva sempre a Pergusa. Per ogni zona si correvano delle gare chiamate selettive, con le quali i migliori classificati si classificavano, scusate il gioco di parole, alle finali nazionali. Il campionato vero e proprio, corso in 3-4 tappe in giro per l'Italia. Nonostante la suddivisione, nonostante tutto, gli iscritti della 125 erano talmente tanti che si erano fatte due categorie, Under 21 e Over 21. Quindi ogni sua zona aveva i suoi due campionati a seconda dell'età dei partecipanti. Sia chiaro, il livello era altissimo in ogni fascia d'età, anche se chiaramente nell'Under c'erano i piloti più interessanti, prospetti che si aspettava che andassero nel mondiale. E poi per avere più chance c'erano tutte le varie tecniche che si potevano mettere in campo. Magari un pilota che faceva molta fatica in una zona ricca di piloti molto veloci cercava di spostarsi per avere più chance di andare nelle finali nazionali, dato che appunto lì le griglie erano più scarne. La zona A, come possiamo immaginarci, era una delle più frequentate e aveva oltre i 100 iscritti fissi. Cioè, ma vi immaginate il bordello oggi con una Premoto 3 o una Supersport 300 con 100 iscritti, finali contro finali? Cioè, follia. E pensarlo oggi purtroppo fa strano, perché quando vediamo una griglia di 40 piloti piena sembra una cosa incredibile. All'epoca il mercato delle 125 stradali era florido, vivacissimo. Il sogno dei bambini, dei ragazzini, non era l'iPhone o l'iPad, ma era quel mezzo che a soli 16 anni poteva portarti a più di 180 km orari. E proprio per questo le case erano così interessate e così coinvolte in questo tipo di campionato. Avevamo tutte le varie case che si impegnavano in maniera ufficiale. Tradotto, nella Sport Production giravano una marea di soldi. Kajiva, Aprilia, Honda, Yamaha e Gilera si impegnavano direttamente e affidavano i loro programmi a tecnici che arrivavano dal mondiale. E proprio per questo avete una vaga idea di quanto erano ambite le moto ufficiali a quei tempi? Niente a che vedere con la situazione che abbiamo nei giorni nostri, come in MotoGP o Superbike, dove privati, ufficiali e vi dicendo, le prestazioni sono molto simili. La differenza vera al giorno d'oggi la fa la forza lavoro. Magari in un team privato abbiamo 3-4 ingegneri che lavorano su tutti i dati, nel team ufficiale invece ne abbiamo magari 10, ma il mezzo tecnico è pressoché identico. Ecco, per la Sport Production di quei tempi questo ve lo potete pienamente scordare. Ovviamente avevamo dei preparatori privati molto competenti che si avvicinavano alle prestazioni degli ufficiali, ma gli ufficiali tiravano fuori sempre quella robina nascosta, quella benzina, quell'olio, quei travasi lavorati nei minimi dettagli come solo chi ha costruito la moto poteva appunto spingersi qualcosina più in là, conoscendo il progetto. Volete avere una piccola idea di quanto era la differenza tra una moto ufficiale e magari quella di un team privato abbastanza scarso? A Monza, dove il motore è tutto, tra una e l'altra arrivavamo anche a 5 secondi di differenza. E non parliamo di bravura dei piloti, solo di mezzo tecnico. Sembra impossibile, fa quasi ridere, ma è così. Ma questo perché? Perché c'era qualche pazzo che comprava quelle 125 dal concessionario, toglieva la targa
metteva su due gomme così da pista, se così possiamo dire, perché ai tempi non esistevano per quel tipo di moto mega slick, mescole e via dicendo. Andava in gara e giustamente tra una moto preparata e una uscita al concessionario c'era tanta più forbice di prestazioni rispetto ai giorni nostri. Passando invece al lato prestazioni piloti, cioè dovete sentire che nomi si lottavano il campionato, e difatti poi da quella categoria nel mondiale ne andarono una marea: Roberto Locatelli, Franco Battaini, Gino Borsoi, Roberto Rolfo, Ivan Goi, ma sono veramente tanti quelli che si distinsero a livello nazionale per poi andare nel mondiale. E naturalmente tra tutti questi c'era anche il famosissimo Valentino Rossi. Valentino, per la verità, non è che spaccò il mondo subito. Le sue prestazioni all'inizio avevano lasciato diversi dubbi, sia a lui sia a quelli che gli stavano intorno, tanto che un po' di gente si chiedeva cosa avesse di speciale quel pilotino lì per meritare una moto ufficiale. Rossi infatti aveva esordito già nel 93 a soli 14 anni con il team di Claudio Lusuardi, che schierava le Kajiva Mito ufficiali nella zona B. Sicuramente l'amicizia del padre Graziano con la famiglia Castiglioni aveva aiutato, ma lo sappiamo, anche se sei un esordiente senza esperienza alle prime armi e tutto il resto, quando non fai risultati la sella scotta. Valentino si trovava ad affrontare il suo secondo anno con molto da dimostrare, e poi era, se così possiamo dire, un po' un randagio, un ragazzino energico e sui generis, se così possiamo dire, ma sempre sorridente e che stupiva tutti per la velocità con la quale imparava, molto spesso battendo il muso. Nel 94 Vale dimostra di che pasta è fatto, sempre in sella alla Kajiva Mito ufficiale. Le finali nazionali, come dicevamo prima, si svolgevano su quattro tappe. Nella prima Vale Lunga, purtroppo, non conquista punti, ma per sua fortuna il regolamento a quei tempi ti permetteva di scartare il peggior risultato. A quel punto Valentino passa dalla prima alla sesta. Al Mugello arriva secondo dietro a Borsoi e davanti a Stefano Cruciani. Vince la gara di Monza in volata su Paolo Tessari e arriva alla resa dei conti a Misano in testa alla classifica. Sul vecchio Santa Monica, Rossi e la Kajiva si giocano il titolo contro le Aprilia di Cruciani e Tessari. Cruciani, tra l'altro, correva con un'Aprilia da concessionario, di sicuro non ufficiale, ma preparata magistralmente dal team Campetella, che era uno dei pochissimi team che riusciva a rimanere lì vicino agli ufficiali. All'ultimo giro i tre contendenti, come ci si aspettava, sono tutti lì a giocarsi la vittoria. Con una sorpresa però questa volta, insieme ai loro tre c'era Marco Dellino, compagno di squadra di Valentino Rossi. Se Cruciani vince, Valentino può far secondo e diventare comunque in ogni caso campione. Ma se arrivasse terzo, sarebbe del suo rivale il campionato. Tessari prende un'imbarcata al carro e perde terreno, uno in meno. Se arriva alla curva del tramonto, Valentino prende la testa e vede il suo sogno avvicinarsi sempre di più. Metri che mancano al traguardo scarseggiano e a Cruciani non resta che inventarsi l'impossibile. Come abbiamo visto tante volte, quell'ultima curva, quell'ultima possibilità che anche se non puoi farlo, ci provi lo stesso. Alla brutta pela Cruciani ci prova, si butta dentro, si appoggia su Valentino, stile Caperossi a Rada, lo sbatte fuori, prende la testa e vince. Vi state chiedendo, e Valentino? Valentino ha provato a rimanere in sella, ce la fa, ma purtroppo il suo compagno di squadra lo passa e finisce terzo. Sogni di gloria andati. Non riesce a capacitarsi di quello che è appena successo. Era lì, era un passo, e per una manovra del genere si è visto sfumare tutto in un decimo di secondo. E ragazzi, è proprio qui che arriva il bello, perché il secondo era il compagno di squadra di Valentino Rossi. E voi direte, e quindi? Bene, qui mettiamo due parentesi perché non si sa bene cosa sia successo subito dopo l'arrivo al traguardo. Ci sono tante storie, tante versioni. Qualcuno ha detto e scritto che Kajiva fece ricorso sul sorpasso di Cruciani molto al limite, ma alla prova dei fatti non risulta nulla di tutto questo. Nella sua biografia Rossi scrive: guidava sempre sopra le righe, tanto che venne squalificato e io vinsi l'italiano tra le polemiche. Secondo qualcuno solo perché ero il figlio di Graziano. Beh,
a quanto pare non è andata proprio così. Kajiva il ricorso lo fa per davvero, ma contro se stessa, sulla moto di Dellino, il compagno di squadra di Valentino Rossi, che vi ricordo in questa concitata situazione era arrivato davanti a Vale, togliendogli dopo tutto anche lui il campionato. In breve, viene trovato sulla moto di Dellino alle verifiche tecniche un cavo della ricarica della batteria magicamente staccato. Dellino viene squalificato e Vale scala al secondo posto recuperando i punti necessari per vincere il campionato. Cioè, ragazzi, una roba da film folle. Il paddock si trasforma in una Royal Rumble. Tra i meccanici di Cruciani e quelli della Kajiva scoppia una rissa da bar che farebbe impallidire Bud Spencer e Terence Hill. Kajiva, Lusuarti e Dellino vengono accusati di aver manomesso volontariamente la moto per permettere a Valentino di vincere. C'è però da fare un appunto che a quei tempi le squalifiche nella Sport Production erano all'ordine del giorno. Fioccavano veramente come neve in montagna, anche per delle vere e proprie sciocchezze, e soprattutto perché si cercava sempre quella cosina in più, quella cosina che poteva dare quel mezzo cavallo che alla fine, appena ti davano una controllatina un attimino più approfondita, si saltava per aria, insomma. Questo la dice lunga sull'agonismo, sulla competitività e gli interessi in gioco che regnavano in quel campionato. Tornando al punto, non sarà stata una bellissima soluzione, ma volendo essere cinici, la Kajiva ha sfruttato a suo vantaggio le armi che aveva a disposizione per assicurarsi lei il campionato prima che a Rossi. Eppure Dellino nega categoricamente di aver manomesso la moto. Non avrebbe saputo nemmeno dove mettere le mani, afferma. Il pilota ha sempre difeso anche Claudio Lusuardi. Né lui né il suo caposquadra, infatti, si sarebbero mai avvicinati alla moto in parco chiuso. Come quel cavo della batteria magicamente si sia staccato, ancora oggi è un mistero. La certezza è che quel titolo andò a Rossi e alla Kajiva, mentre a Cruciani venne negato un successo che alla fine era stato conquistato sul campo. Quella con Cruciani finì per essere la prima delle tante rivalità della storia di Valentino. A risultato invertito, chissà se le cose sarebbero andate come le conosciamo oggi. Bene, direi che è tutto. Se vi è piaciuto il video, like per spingerlo. Come al solito, gas, ci vediamo al prossimo video.